Carissime amiche, carissimi amici, a voi tutti il più cordiale buon sabato pomeriggio. Dopo aver realizzato il video sul Vangelo, lettura e commento a cura del sottoscritto, cui eventualmente vi rimando, cercherò di delineare alcune caratteristiche particolarmente importanti di un autore veramente importante invece per la letteratura italiana e non solo, vero patrimonio del mondo, direi, che è appunto Italo Calvino. Tra l'altro Italo Calvino fu un autore che ebbe una certa risonanza in vita, divenne famoso, ma più passa il tempo davvero e più questo autore davvero è occasione di incontri pubblici, di manifestazioni, nel senso di saloni dei libri organizzati con all'interno le sue opere, sono passati già molti anni da quando è morto, perché è morto nel 1985. Tra l'altro anche questo è un video che in un qualche modo mi è stato così proprio molto gentilmente richiesto da un caro amico che segue con certa frequenza questo canale, e quindi ben volentieri ho accolto questa richiesta, e non appena possibile, viste le numerose richieste, ho cercato di predisporre un video appunto su Italo Calvino. Apro una piccola parentesi, spero mi perdonerete, ma come sapete si viaggia su questa piattaforma bellissima che è YouTube, che ringrazio tra l'altro, e l'unico aiuto che vi chiedo è quello di apporre un like e di iscrivervi e di fare iscrivere. A voi non costa assolutamente nulla, non costa assolutamente un centesimo, però in questo modo aiutate me e YouTube a portare avanti il canale, perché il canale sta andando molto bene, è vero, ma è anche vero che molti canali nel tempo si perdono, un po' per l'incapacità di chi li gestisce, un po' anche proprio per il fatto che le persone magari seguono, questo è già bello, poi però non mettono like e non si iscrivono. E quindi gioco forza, i numeri hanno un certo potere. Siccome è tutto gratuito per voi, poiché si va avanti con il sistema pubblicitario qua, direi che il sacrificio, tra virgolette, che vi si chiede è veramente minimale. Chiusa la parentesi pubblicitaria, torno a parlare con voi di Italo Calvino. Bene, Italo Calvino nacque a Cuba, tra l'altro, a Santiago de Las Vegas, a Cuba, da genitori italiani. I genitori erano due persone di scienza, il padre era un agronomo che mise in piedi una vera e propria azienda agricola, tra l'altro, dove sperimentava anche nuovi metodi di agricoltura, e la madre era sempre nell'ambito della botanica e delle scienze agronomiche, per cui collaborava anche con una università italiana, e decise di seguire appunto poi il padre di Italo Calvino, e insieme si spostarono a Cuba, dove tra l'altro Italo Calvino nacque nel 1923. Però nel 1925 la famiglia Calvino si ritrasferì immediatamente in Italia, per la precisione a Sanremo, tant'è che Italo Calvino stesso, passando gli anni, disse di sentire come se fosse veramente nato soltanto nel 25, quando si trovò a Sanremo, nella misura in cui praticamente della nazione in cui era nato, e cioè Cuba, non ricordava pressoché nulla. Lui stesso, inserito in questo ambiente molto scientista, quindi molto portato per le scienze, si iscrisse ad Agraria, che però non ultimò, e fu sempre molto razionale, ecco, razionalista, anche se poi i suoi romanzi invece c'erano sempre qualcosa di
misterioso, se vogliamo, di fantastico, anche di esistenzialistico, di poetico perfino, di simbolico e di allusivo. Quindi non è tutta struttura razionale, anzi, tutt'altro. Ricordiamo già solo il Visconte dimezzato, il Barone Rampante, ricordiamo Marco Valdo, ecco, ricordiamo il Gattopardo, cioè, veramente tutte opere che rimandano invece ad un'allusività praticamente cavaliere inesistente, anche, ecco, che mi sono notato qui. Davvero tutte le cosmicomiche, opere che riportano invece ad una qualforma di fantasia, ecco, che viene appunto esternata dall'autore stesso, che davvero inaugura un nuovo genere letterario, un genere letterario che può essere fatto su più livelli, e quindi il libro, che in realtà poi rivela un significato molto più profondo nella sua trama, in una prima forma di lettura è magari anche configurabile come letteratura quasi fiabesca o comunque letteratura per ragazzi. Il caso di Marco Valdo, no? Il racconto di questo manovale che lavora per questa ditta SBAV di Torino come impiegato uomo delle pulizie e deve sempre fare i conti con uno stipendio davvero molto basso, che lo porta a inventarsi anche gli stratagemmi più strani. Libro, tra l'altro, molto semplice nella costruzione lessicale, che viene adottato proprio dalle scuole. Ricordo che io lo lessi in quinta elementare personalmente, ma in seconda media fu proprio adottato praticamente da quasi tutte le scuole della mia città come testo di ausilio e di aiuto per lo studio della letteratura. Quindi rianalizzammo Italo Calvino anche appunto in quest'opera, che sembrava molto semplice, ma in realtà era molto più profondo. Ebbi modo di rendermi conto di tutto ciò quando l'ho ripreso in mano dopo la maturità e poi quando in esame di italiano ci fu anche appunto questo autore da portare tra gli altri. Addirittura poi un esame che prevedeva lo studio da Manzoni in poi con autori appunto più moderni come Calvino. Bene, c'è da dire che quindi Italo Calvino si formò culturalmente in Italia e fece il liceo classico in Liguria. Però la sua preparazione fu appunto sempre di stampo scientifico, portato appunto per queste materie in modo naturale, anche se non disdegnava affatto e anzi gli piaceva molto, oltre che scrivere, anche leggere molto. Quindi le letture che faceva andavano ben al di là di quelle che gli venivano semplicemente proposte a scuola. Leggeva molto anche gli autori dell'antichità, quindi grandi autori latini e greci, spesso li leggeva proprio anche nell'originale. Poi fu anche impegnato davvero a livello politico, perché per un certo arco di tempo fu iscritto al Partito Comunista, visto che fu anche un sostenitore, un partecipe della Resistenza, e poi, finita la Seconda Guerra Mondiale, invece, oltre che fare lo scrittore, e divenne scrittore di successo davvero, ecco, ebbe modo di svolgere una regolare attività di consulente editoriale, collaborò tra l'altro a vari giornali, riviste, e diresse addirittura con Elio Vittorini il Menabò di letteratura. Questo avviene tra il 1959 e il 1966. Ricordiamo che in questi anni si collocano anche le sue opere più importanti, ad esempio abbiamo il Visconte dimezzato, come dicevamo, il Barone Rampante, questo baronetto, no? Che è molto anarchico nelle sue idee, quindi riflette un po', se vogliamo, la mentalità anarcoide e socialisticheggiante dei genitori di Italo Calvino. Il padre era anarchico, la mamma era socialista,
solo interventista per quanto riguardava la prima guerra mondiale, poi per il resto pacifista, come sarà anche lui, agnostico, poi dichiaratosi ateo lui stesso, quindi non frequentò mai corsi di religione cattolica all'interno dello stesso liceo classico. Ebbene, questo barone rampante che decide di vivere improvvisamente tutta questa sua vita sugli alberi è molto simbolico, molto allusivo di una persona che sembra quasi voler vivere al di fuori e al di là delle convenzioni, delle strutture e delle sovrastrutture, e poi si innamora appunto di una ragazzina e quindi è combattuto tra queste due posizioni. Tra una posizione ideale, di idealità pura, e una posizione di pura realtà, ecco, che dovrebbe vivendo appunto l'amore con questa persona. Poi abbiamo Cavaliere inesistente, il cui titolo è già fortemente simbolico, Le città invisibili e Sotto il sole giaguaro, che venne pubblicato nel 1986, quindi postumo tra l'altro, perché Calvino morì nel 1985 per l'appunto. Ecco, la fortuna di questo autore sta proprio anche nella struttura lessicale e nella struttura grammaticale utilizzata, in quanto i termini che utilizza sono sì allusivi, simbolici, ma semplici, in modo tale che chiunque può evidentemente comprendere e può ritrovarvisi. E quindi è una lettura gradevole, semplice ma profonda allo stesso tempo, se solo si cerca di fare un'analisi più approfondita. È un po' come appunto George Orwell che utilizza ad esempio una favola come La fattoria degli animali, che viene utilizzata anche per scopi didattici, per poter far imparare l'inglese alle persone straniere, e che però rivela una profondità di significato senz'altro tutta da andare a scoprire, tutta da penetrare nella sua massima profondità per l'appunto. E quello che viene messo in evidenza è appunto anche questa forma culturale che risente della sua forte inclinazione, propensione e formazione insieme per la scienza e per la letteratura. Infatti, in alcuni testi c'è anche proprio una sorta di divagazione, ma prolifica, in questo senso fortunata scelta davvero di indugiare su quelli che sono dei particolari scientifici, soprattutto botanici. Questo lì derivava dalla cultura familiare. E tra l'altro, un altro punto sicuramente di riferimento ineludibile, anche se non possiamo certamente dire che lo prese come modello, ma come punto di riferimento fisso, certamente sì, fu il famoso scrittore argentino Jorge Luis Borges, che considerò davvero un maestro e dal quale possiamo dire che si tenne in collegamento tramite anche una esemplare produzione saggistica, nel senso che divenne lui addirittura critico, in senso positivo però, cioè recensore delle opere dello scrittore appunto argentino. Bene, ricordiamo che verso la parte finale della vita si aprì ad una forma scettica verso le credenze appunto metafisiche e religiose che già comunque avevano animato tutta la sua vita, e quindi si nota tra l'altro anche un retrogusto piuttosto amaro all'interno delle sue opere. Direi che come breve riassunto questo può bastare per oggi e se sarà il caso vedremo di fare un ulteriore approfondimento. Per il momento io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando ad una prossima puntata. Grazie a tutti per l'ascolto, arrivederci.